Ciao, allora, ho visto che vi è piaciuto molto il video dell'altra volta dove parlavo di profumi di cui io non vedo recensioni. Bene, perfetto, ne ho degli altri, quindi ve li voglio far vedere, descrivere e niente, parlarvi un po' di questi profumi. Ovviamente, se ci sono in realtà delle review che io non ho visto, chiedo scusa. Questo lo voglio dire. Ho comunque fatto un po' di ricerca e ho visto che se ci sono delle review di questi profumi sono in americano, in arabo, però non in italiano, quindi credo di salvarmi da questa cosa. Allora, vi voglio far vedere un profumo come l'altra volta vi ho fatto vedere l'Eau de Soie, voglio farvi vedere di Sisley il Soie de Lune. Il Soie de Lune, eccolo qui. Un profumo che a me piace molto e che quando lo spruzzo e che me lo do, mi immagino una giornata con un cielo blu e un sole accecante. Questa è la sensazione che mi dà questo profumo. È un profumo estremamente per me buono, persistente, molto elegante. Io lo trovo molto elegante. Con un che di retro vintage, come un po' tutti i profumi di Sisley trovo, e a me piace questa nota un po' retro, e quindi anche perché io la colloco nell'eleganza. Aspettate, che devo mettere la testa del sole e della luna rivolte verso il davanti. Allora. Soie de Lune è un profumo del 2006 e il naso è di Dominique Ropion, quindi già qui abbiamo, è un legnoso, mielato, terroso, speziato fresco, rosa. E abbiamo in testa la noce moscata, il coriandolo, il mandarino, l'olio di pepe, il bergamotto e il limone, nel cuore mimosa, iris, rosa di maggio. Pesca, gelsomino, mughetto, una base di patchouli, miele, sandalo, muschio di quercia. Io devo dire che tutto questo mix si sente, ha parecchie note, ma allora è un per me anche un leggermente balsamico, ma comunque è una mia opinione personale. È un legnoso mielato sicuramente. Speziato che dà sul fresco sicuramente, infatti mi ricorda queste giornate limpide con questo sole meraviglioso che acceca e questo cielo azzurro è un profumo veramente buono. La rosa io non ce la sento, è un profumo che io ritengo vivace senza però essere né pungente né sapete che i miei profumi pungenti non piacciono. Questo secondo me è da sentire assolutamente. Poi un altro profumo che non ho visto review è il Tom Ford White Suede, un profumo anche questo che io ritengo elegante, però un elegante pulito. Il White Suede. Allora, a me questo profumo mi ricorda Rive Gauche, quindi già qui è un profumo del 2008, muschiato, cuoiato, talcato, balsamico. Nel cuore abbiamo la rosa, lo zafferano, il mughetto, una base di olivano, ambra e sandalo e a finire con muschio e pelle scamosciata. Sì. Allora, prima di tutto è un profumo, ripeto, a me ricorda Rive Gauche, ma lo sento molto muschiato, cremoso, pulito. Ecco, pulito. Anche lui ha una ottima, ottima persistenza e anche lui lo colloco nei profumi eleganti. E poi, chiudiamo qua. Poi un profumo che ne parlo sempre solo io, quindi lo faccio andare velocemente, ma uno dei profumi che preferisco, che nessuno parla, nessuno dice niente, è l'Amande, Petale di Sambuco e Polvere d'Ambra.
Questo qui io consiglio a tutti di sentirlo perché è il mio profumo preferito, low cost, buono, talcato, floreale, ambrato, meraviglioso, molto velocemente, note fiorite, ambrate, mughetto, rosa iris, sambuco, bergamotto, legno di cedro, legno di patchouli, ambra, vaniglia, musco bianco e tutto ciò, un profumo veramente coccola, talcato, molto talcato e ambrato, fiorito, caldo, buono, 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 ma sentitelo, costa anche poco. Poi, ci vado veloce perché questo qui ve lo faccio vedere ogni tanto e sono l'unica a farci una review sopra sui profumi La Mande. Perché? Ma perché? Perché c'ho un negozio nella città, quindi voglio dire, avendo il negozio è facile che io abbia questi profumi. Poi, questo è un profumo che mi ha regalato Simona Viola Puro ed è di Amerigo, Iris e Talco. È un profumo in olio. Penso che lo facciano anche spray. Credo ci siano queste scelte da poter fare. Ma che meraviglia è! Però, ma quanti profumi hanno fatto uguali a Iris di Erbolario? Punto di domanda, questo è Iris di Erbolario. È un profumo che dura perché è in olio. Sapete cosa? È meno irruento di Iris di Erbolario ed è forse leggermente più talcato, però... Cioè, però un naso anche esperto, anche allenato, se voi vi date questo o Iris di Erbolario, secondo me non sentono la differenza, cioè non si può sentire, ce n'è tantissimi così. E infatti dice che questo ha Iris e Talco, fiore dell'Iris con Talco, non dice altro, ma comunque è così. Buono, buono. Poi, qui un altro profumo che ogni tanto vi faccio vedere, ma davvero nessuno ne parla. E vi confesso che lo sto cercando disperatamente perché alcuni di voi mi avete scritto che non lo trovate, non lo trovo nemmeno io. Allora, è spuma di champagne. Della casa appunto Italsilva, quella dei detersivi spuma di champagne, ma non è la profumazione che mi piaceva decisamente di più di quando ero ragazza, che aveva proprio la forma della bottiglia di champagne e sapeva proprio del detersivo. No, questo è diverso. Lo sto cercando perché lo sto usando parecchio, era un profumo che costava poco, persistente, fiorito, buono, fresco, pulito. Infatti dice che, vabbè, ha fiorita di rosa, lavanda e vaniglia. È buonissimo, io l'avevo trovato da acqua e sapone, io l'ho già comprato 3 volte questo profumo, adesso però è tanto che non lo trovo, non lo trovo proprio in giro e mi dispiace. Continueranno le mie ricerche e appena riuscirò a trovare il posto dove ce l'hanno ve lo dico. Buono, buonissimo, buonissimo. Poi vediamo un pochino cosa manca. Manca questo. Manca Maroma Vanilla. Allora, questo è un regalo che mi ha mandato Rossella Sagittario, a cui mando un bacione. Ciao tesoro, abbiamo fatto una specie di scambio e lei mi ha mandato questa chicca, ve la avvicino. Allora, questa casa, Maroma Parfum, non fa solo vaniglia, fa anche altri profumi in olio. Questo qui è una vaniglia un po' strana. Allora, dura parecchio sulla pelle, è un profumo in olio e quindi si sa che l'olio
si aggrappa di più alla pelle, dura di più, insomma. Allora, questa è una vaniglia ma tanto, tanto mandorlata. Infatti, con Rossella abbiamo detto assomiglia a mandorla di erbolario che non si trova più, però ha proprio un odore di mandorla, mandorla e un leggero sentore di vaniglia. Buonissimo, buonissimo. È proprio una chicca questo. Cercatelo. Io non so dove lo vendano, perché io nella mia città veramente non trovo niente. Però provate a vedere, questo contiene assoluta di vaniglia, assoluta di galbano, cananga, che sarebbe ilang ilang, così ho letto su internet, e assoluta di gelsomino. Ma alla fine quello che dà come sentore è una mandorla vanigliata, ma mandorla veramente. È buonissimo, ma buono e oltretutto dura. Ovviamente i profumi in olio diamoli sempre nei posti caldi del corpo. Insomma, è inutile che vi sto a dire io quali sono. L'interno qua delle braccia, io lo do nel collo. Poi vabbè, io me lo spalmo anche come una crema l'olio, vabbè, questo è un altro discorso. Comunque io faccio un grande uso di profumi, ne do parecchio e quindi lo sento molto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia incuriosito e se nel caso c'è qualche review che io mi sono persa di questi profumi, come ho già detto prima, mi scuso, ma io non ne ho trovati.